Signore e signori, all'Italia partner di SkyTeam vi dà il benvenuto a Reggio Calabria. Sono le ore 10 e 20 minuti primi. Con piacere vi informiamo che il nostro volo è atterrato in anticipo. Per garantire la vostra sicurezza vi invitiamo a rimanere seduti con le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso verrà spento e a mantenere i telefoni cellulari disattivati fino all'apertura delle porte. Vi raccomandiamo inoltre di aprire le cappelliere con cautela per evitare la caduta di oggetti e di non dimenticare eventuali effetti personali nella tasca della poltrona di fronte a voi. Vi ringraziamo per aver scelto di volare con noi e ci auguriamo di ospitarvi presto a bordo dei nostri aerei. Arrivederci. Ladies and gentlemen, all'Italia member of SkyTeam welcomes you to Reggio Calabria. It's now 20 minutes past 10 a.m. We are pleased to inform you that we have landed before scheduled time. For your safety, we ask you to remain seated with your seatbelts fastened until the fasten sign has been turned off, and keep your mobile phone switched off until the aircraft doors are opened. Furthermore, we recommend you to open the overhead lockers carefully as items may fall, and do not forget any personal belongings in the seat pocket in front of you. Thank you for flying with us, and we hope to see you in the near future on board our flights. Arrivederci!
Ringrazio il professor Gerosi per avermi coinvolto in questa parlazza, dal momento che con lui condivido l'insegnamento in sociologia dei processi culturali e comunicativi. Conferire al maestro Riccardo Muti questa laurea alla distanza rappresenta un momento, oltre che di grande orgoglio per l'Ateneo e per la città tutta, anche un invito alla riflessione sui motivi che hanno indotto il rettore, il comitato ordinatore del collegio accademico dell'Ateneo a proporre al ministro tale entusiasmante e meritato conferimento. Il professor Carlo Gelosi, nella sua parte della plaza svolta, ha ripercorso con attenzione le tappe fondamentali del maestro Gelosi, delineando gli aspetti peculiari e soprattutto l'escalation che dimostra senza alcun dubbio i pregi artistici del grande musicista partenopeo, patrimonio incommensurabile della nostra nazione. Ai riconoscimenti ottenuti nel mondo dal campo musicale, aggiungere i nostri, suonerebbe come una nota fuori posto, o almeno sopra le righe, un po' come riconoscere noi stessi una competenza che non ci appartiene. Ciò che invece va raggiungersi ai meriti del maestro, e la ragione per la quale siamo oggi qui, è il riconoscimento delle sue grandi doti di uomo. Uomo rivolto al bene comune, che ha saputo trarre dal suo innato talento musicale quando necessita per comprendere il significato della vita, distribuendo con generosità i relativi valori noti alle menti più sensibili. Vorrei tentare di dire che il progressivo successo in campo musicale si è via via affiancato un arricchimento dell'animo e della capacità di praticare delle proprie trasmissioni di umanità. Non c'è persona al mondo che non si sia reso conto che sotto le vesti di musicista vi sia anche un medico delle anime, che usa la musica come presidio terapeutico per concorrere a migliorare il mondo. Con semplicità, senza lesinare insegnamenti, che tratti dalle miriade delle orchestre e delle orchestrali conosciute nel mondo, sono divenuti un bagaglio culturale umano immenso. Muti dice che ogni orchestrale gli ha insegnato qualcosa, suggerimenti, consigli, modi, abitudini, girando per il mondo tanto da fornire di una educazione irrinunciabile, che sono parole sue. Dunque un uomo, un musicista che non si rifugia nella tipica soluzione dell'artista, l'utile dell'artista, nel suo camerino, solo, a confronto con se stesso, con ciò che si sta preparando a fare. Appare, vuole essere come uno studente di fronte al suo libro, e tanto gli restituirà per quanta attenzione e studio egli avrà riservato. Senza nulla di meno e nulla di più, una conquista passo dopo passo. Egli vince, o meglio trae da quel tipo di solitudine, la forza per dare agli altri sempre di più. E se questi altri sono in Berliner o i ragazzi dell'estremo oriente della Calabria, con uno strumento acquistato con tanti sacrifici delle famiglie, poco importa. La dignità è uguale e lui, il maestro, si comporterà con la stessa serietà, lo stesso figlio. Magari aggiungerà qualche parola perché si comprenda meglio il messaggio della musica, perché l'interpretazione sia originale, senza tradire il senso dell'autore, perché la sua fantasia inventi quel non so che per far venire i figli a chi ascolta. La musica come farmaco dell'anima, si diceva, non a caso. Lo stesso maestro ha coniato con il breve aforisma, che è stato più volte stasera ricordato, che in due parole, quasi fosse una poesia di Montale, se preferite di Mondaretti, recita che la musica non solo forma una stampa, come non crederli, ma i farmaci salvano un corpo, solo se sono affidati ad un buon medico. Dunque cercherò nel breve tempo concesso di analizzare con semplicità gli aspetti che hanno coinvolto l'unità tanto ieri di Reggio Calabria, a tal punto da riscontrare nella vita e nei comportamenti del maestro Riccardo Muti quegli essenziali elementi tipicamente meridionali, tali da riconoscere le caratteristiche di grande comunicatore delle politiche varie mediterranee, fino a conferirgli la laurea con la stessa causa. Per conoscere meglio il maestro Muti ci sono almeno tre modi, tra gli altri. Il primo è quello di seguire nella direzione orchestrale, ci si illumina l'immenso davvero. Il secondo è quello di leggere ciò che di cui hanno scritto in tanti, dal Presidente della Repubblica Napolitano a quello degli Stati Uniti, in una pubblicazione frutto di una iniziativa di amici, dove c'è anche la voce della Calabria, dal titolo Nel silenzio incontri il maestro. Un'opera inedita, ricca di tanto prestigio e valore umano,
da far promuovere di legge ciò che di un italiano si scrive nel mondo. Il terzo è quello di leggere i suoi libri, quello superbi, magistrale, ma soprattutto quello autobiografico. Prima la musica, poi le parole, classico esempio di comunicazione e dimostrazione di una vita dedicata alla cultura, al bello ma soprattutto agli altri. Anche per questa opera, che trova la sua pratica attuazione nell'agire comunicativo del maestro, mai laurea d'onore non fu più meritata a pieni voti e summa cum laude. Ma analizziamo gli elementi. Che sottolineano l'appropriatezza del conferimento odierno. E fuori di dubbio che il maestro Mundi non ha mai, ma ne avrebbe avuto motivo, rinnegato le sue origini meridionali. Anzi, ha sempre palesato la sua napoletanità e il suo essere vissuto in quel di uno stretta, con orgoglio tipico del sud. Sono sue parole che la napoletanità vince, come vince Napoli, nonostante le ferite e nonostante qualcuno voglia dividere questa appartenenza. Così come sono sue le parole su quei giovani pieni di talento, su quei ragazzi dell'Aspromonte, che voglio ascoltare in quel tempo della cultura regina, ormai sepolto dall'incuria umana, che è il teatro Francesco Cinea di Reggio Calabria, nell'ormai lontano dicembre 2006. Perciò per cui mi perdoni, maestro, dobbiamo supportare un musicano questa sera. Quando il maestro accettò di ascoltare i giovani di Via Nuova, pensammo che si trattasse di un'audizione concessa solo per qualche minuto, più per non dirci di no che per un interesse specifico. Mai errore fu più grossolano. Attento, li ascoltò assieme ai suoi ragazzi della Pepupini, che avevano con grande rispetto ceduto loro il posto sul palco e preso posto in platea. In religioso silenzio e con una compostezza esemplare, segno di un'educazione al comportamento, frutto di insegnamenti di origine austera che riportano a quelli impartiti Riccardo Mundi dal nonno, suo maestro elementare e di vita. Compostezza ed educazione che sfociano, anzi sfociarono, in un fragoroso applauso al termine dell'improvvisata quanto emozionante esecuzione. La musica fonde le diverse origini, provenienze e culture. D'altra parte, il suo linguaggio universale consente un dialogo che nessun altro idioma permette. La favola calabrese che ebbe il suo C'era una volta in quella audizione del 2006 è oggi uscita dal mondo dell'immaginazione ed è diventata una solida realtà. Quell'incontro, grazie all'intuizione del maestro, ha dato i suoi frutti. Oggi non c'è paese della provincia di Reggio Calabria che non abbia rispolverato la sua antica tradizione, ricostituendo dei complessi artistici che furono orgoglio e vanto di questa terra già ai tempi dell'Unità d'Italia. Credo che nessun politico, letterato, rappresentante della cultura abbia mai saputo far conoscere al mondo intero l'identità vera del popolo calabrese come ha fatto lei, caro maestro Mundi. Mi permetta di rivolgermi direttamente, perché qui la forma impersonale sarebbe proprio suonata. Ricordo ancora quella sera, sulle rive dello stretto di Messina, quando trovandoci a parlare di questo bene della Calabria, mi presentai due, il Bertolotto e il giovane musicista dell'Astronomico. La sua genuina sorpresa nell'apprendere che in questa terra, conosciuta per altri fatti, si era costituita una banda di ragazzini, qualche volta più piccoli del loro stesso strumento musicale, mi spinse ad andare oltre e chiedere di conoscerli, di ascoltarli. Tanto interesse aveva inteso ci fosse lei allora quando si parlò di quei giovani e per di più dell'Astronomico, che di Astro ha davvero solo il nome. Con quella risposta affermativa, ella ha destato in quei giovani e negli altri che sono venuti dopo a centinaia l'orgoglio tutto calabrese che fa ritenere possibile ogni impresa, anche la tua acqua. Quello che oggi è noto come effetto Mundi, se preferisce il miracolo Mundi in Calabria, ha fatto imbracciare il clarinetto, il flauto, la tromba a migliaia di giovani. Suonano, imparano, sono felici di stare assieme. Hanno nel loro occhi una luce vivida che lei, maestra, ha acceso dalla loro fiducia e stimolando quella identità subita di un popolo spesso denigrato anche per sua stessa responsabilità. Soprattutto di chi ha perso la speranza.
quella speranza che invece è in voga ovunque, la speranza che non è quella di Durandot, quella che delude sempre, ma quella che i giovani devono adottare come motore della loro scossa culturale, motore di ricerca ancora più potente di Google di aiutare i ragazzi. Qui dove il gruppo non c'era, dove la cooperazione non è mai esistita, ora si costruisce assieme, e non solo nel campo musicale. Chi oggi suona assieme, domani lavorerà assieme, si aiuterà, non delinquerà. In una terra dove il tasso di criminalità è alto, quello vero e quello presunto, non si può non condividere la certezza che chi oggi suona uno strumento di vita, domani non potrà imbracciarne uno di morte. Mi sorprendono le parole di un generale di Garantino. Sorprendono le parole di un generale di carabinieri, di cui oggi siamo gradevolmente ospiti, anche perché sappiamo bene che lei è uno di loro, onorato ma pur sempre carabiniere. Diceva il generale che nei suoi 2 anni passati a servire la parte dell'arma nelle regioni più disparate, non gli era mai capitato di far mettere le manette a qualcuno che risultasse aver studiato in gioventù un qualche strumento musicale. Ma c'è un aspetto sociale ancora più pregnante che voglio sottolineare proprio in virtù della mia appartenenza ad una università giovane, ma fortemente impegnata a favorire non solo l'indottrinamento, quanto la socializzazione e la legalità attraverso una gestione delle politiche sociali attenta e positiva. Nei complessi balistici, che altro non sono che la rappresentazione di uno spaccato della vita sociale, suonano spalla a spalla, all'unisono e aiutandosi a vicenda i figli di famiglie che in un tempo non molto lontano furono contrapposte, oggi non più. Lei sostiene che non ci illuda di più aggregati di una sinfonia. Ebbene, quello che lei ha scritto, valorizzando i nostri giovani, dirigendo il primo Avvenno Festival, in rappresentanza niente meno che delle bande d'Italia, e poi dirigendo le Mille il 31 luglio del 2012 in questo stesso luogo, è la più bella delle composizioni musicali che avrebbe potuto mai scrivere, quale elemento di forte valorizzazione di un patrimonio meridionale che c'è stato e ci sarà grazie a uomini come lei. Maestro Venuti, la riprova non è stata nelle mie parole, ma nel sentir generale, questa laudazione è scritta da me ma da tutti i docenti di questa scuola e il ministro del rettore, con il cuore sicuramente, la riprova non sta solo nelle mie parole, ma nel sentir generale e soprattutto nei pensieri dei nostri giovani. Finisco riportando le riflessioni di Angelica, una giovane musicista di Lorena di Borrello, non ancora maggiorenne. Sono il manifesto dei ragazzi di Calabria che assieme a tutti noi le dicono grazie, maestro. Scrive Angelica: il nostro impegno è destinato a distruggere quel silenzio che sta dilaniando la nostra società, l'indifferenza. La nostra musica vuole essere qualcosa che va oltre ogni luogo comune, che viene ripetuto in continuazione da mille politici che poi restano con le mani in mano. Noi, i ragazzi dalla strada, non li togliamo con le parole, userebbe un qualunque ambulatore, ma con i fatti. Ed è per questo che il successo ottenuto a Linz, in Austria, non muore appena tornare a casa. Non si tratta di un attestato in più, ma di ben altro, un segno indelebile nelle menti e nei cuori di tutti noi ragazzi che abbiamo avuto il piacere e l'onore di fare una simile esperienza. Le sensazioni provate sul palcoscenico della Buchenhaus ci riparano di qualunque sacrificio, delusione, momento di difficoltà. È stata la conferma che il percorso fatto finora non è stato vano. E questa non è e non sarà mai solo musica. Questa è collaborazione fraterna tra ragazzi che vengono dalle infinite sfaccettature di una società che all'apparenza sembra andare a rotoli. Questo è amore. E il gusto per il bello, questo è l'impegno pratico e reale da parte di ragazzi
che non si limitano a studiare, ma vanno oltre. Questa è cultura, possibilità di arrivare a 17 anni con una spinta di splendidi viaggi e grandiose esperienze alle spalle. Questa può sembrare solo musica, ma questa è viva e sarà impossibile trovare qualcuno tra giovani, musicisti, genitori, soci, sostenitori, pronto a negare che il miracolo Mumpi non abbia cambiato le nostre vite. Questa è Angelica. Maestro. Maestro, ai denigratori della Calabria e del Meridione, noi rispondiamo con la sua voce, quella che promuove a pieni voti i nostri giovani, le nostre università, la nostra gente, gente di Calabria.
Dante, come ha scoperto un libro, prima chiuso possesso della scienza e poi aperto la divulgazione della scienza stessa. Il libro scelto per il maestro Riccardo Muti è uno spartito originale di Francesco Cinea ed è il suo capolavoro, l'Adriana del Louvre, per un richiamo al mistero creativo e alle immagini di bellezza legate a quella musica e a quelle parole. Dell'alleanza del mio dottore con la scienza. E le sue grazie di alleanza e mi consegna permanente di laurea delegata in stile autico. Pubblica italiana, in nome della legge, noi, professore Salvatore Perdico, veduto l'articolo 169 della legge decreto 31 agosto 1933, numero 1592, veduta la deliberazione della facoltà di scienze della società e della formazione dell'area mediterranea del 6 dicembre 2012, approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 15 novembre 2013, conferiamo all'illustre maestro Riccardo Muti, nato a Napoli, provincia di Napoli, luglio del 1941, la laurea magistrale honoris causa in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali dall'area mediterranea. Il presente diploma è presentato a tutti i servizi di legge.
unicamente perché, come dissi a un famoso ministro, e qua ci sono i latinissimi stasera, quindi mi espongo, magistrale, maestro viene da magister, che viene quindi da magis, che significa di più, ministro viene da minus, che significa di meno, no? Quindi, l'unica cosa che la parola magister, maestro, mi consola, perché naturalmente l'unico maestro e ministro allo stesso tempo è stato Gesù Cristo, perché era maestro, in quanto era maestro, e poi ministro perché era al servizio degli umili, e molto spesso i nostri ministri, e non solo i nostri, dimenticano che dovrebbero entrare con la testa china di fronte al popolo e umiliare. Ti dice una cosa, dice, ma o è un telerario o è pazzo. Non solo, sono meridionale, chiaro. E il fatto che io sia meridionale è stata la mia forza, quindi invece di fare una lezione magistralis vi dirò qualche cosa della mia vita. Io nasco a Napoli, come è stato detto, così la facciamo un po' più leggera la cosa, perché fa caldo qua. Nasco a Napoli per volontà di mia madre, napoletanissima, la quale, avendo sposato un grande e semplice medico di Monfetta, aveva creduto che mio padre sarebbe poi trasferito in quel di Monfetta e in quel di Napoli seguendo mia madre. Invece, per ragioni che non sto adesso ad elencare, lui rimase a Monfetta e quindi mia madre, dalla grande capitale, era una capitale ancora prima della guerra a Napoli, no? Capitale di un grande regno, e dovete trasferirsi a Monfetta, città straordinaria, città di Gaetano Salvemini, presso il cui liceo dove lui studiò, io studiai fino al primo liceo e poi trasferirmi a Napoli. A Monfetta io credi in un liceo severissimo, molto severo, come sono tutti i licei meridionali, perché tutti che dicono che al sud è più facile tutte queste cavolate, no? Ogni tanto le 5 minuti quasi dice, perché poi al sud gli allievi provano di più, ma dove? Ma perché? Quindi ancora esiste questa specie di avversione, tant'è vero che verso il sud, in un'Italia invece che dovrebbe essere fiera di questo sud, che è la parte dello stivale che sostiene la gamba intera, perché se è una gamba con gli anni piedi come si cammina, è vero? Quindi io avevo studiato al liceo di Monfetta ed ero cresciuto in maniera severissima, tant'è vero che ancora adesso chi mi avvicina e scopre un altro lato di me stesso dice, ma è diverso da come ce l'avevano descritto, perché io sono perseguitato dall'inizio, da quando ero giovane, dal fatto che quello, il terrone è duro, eh sì, il terrone è duro, deve essere molo. Ho visto che la risata è stata un po' così, vabbè. Sì, però quindi pensate, sono cresciuto da ragazzo girando intorno alla villa comunale di Monfetta, dove c'è il palazzo vescovile e dove c'è un orologio, dove c'è una scritta che io porto con me sempre nel cuore, c'era scritto e c'è scritto mortales vos esse docet quello abitur ora. L'ora che passa vi ricorda che dovete crepare. Quindi pensate, un ragazzo a 12 anni, 13 anni, 14 anni, oggi non parla iPhone, di libro, bomba, fanno tutte queste cose, invece noi già portavamo sulle nostre spalle il fratello della morte, capite? Deve morire. Quando si andava a letto poi, se non si andava a letto prima dopo le 9 o dopo le 8, dice guarda, dicevano, devi dormire perché dopo alle 9 esce la morte.
dalla chiesa, che passa per la strada e prende tutti i bambini che trovano per strada. Poi dopo c'era Lupo Poma, che era il lupo manaro, sarebbe quello che oggi è preferito, che si chiama comunale, che usciva fuori e faceva. Sono cresciuto in questa straordinaria terra dove sì, è vero, noi cresciamo nel senso della bellezza e nel senso anche della morte, no? La morte va come colei che ci attende, colei che convive con noi e che ci porta poi attraverso lei stessa ad un'altra vita. Quindi sono cresciuto in un'atmosfera serena. Questo ha fatto sì che io non è che ogni cosa si faccia una risata, e ciò la faccia che mi hanno dato, e non è che posso dire che ho una faccia da giullare, assolutamente, visto di notte faccio più paura che di giorno. E naturalmente cominciare tutti i miei studi e poi mi trasferì a Milano per volontà del direttore del conservatorio di Napoli e andai a studiare a Milano. A Milano venne identificato come... è arrivato quest'anno un terrone moretto, perché non sono quindi, i miei che ci sono non sono suoi, proprio assolutamente. Ma avevo tanti capelli neri, foltissimi, e ero il terrone. E questo fatto della terronicità però mi ha sempre dato un grande orgoglio, tanto è vero che ancora adesso in America ogni tanto qualche giornale americano, riferendosi a me come direttore dell'orchestra sinfonica di Chicago, che è una delle più grandi orchestre del mondo come voi sapete, mi definisce a proud Southern Italian, un prode non italiano, italiano del sud, un prode italiano del sud. E nel mio ufficio a Chicago, oltre altre cose, ci sono due grandi immagini, una del Golfo di Napoli, dove sono nato, e l'altra del Castello del Monte, Castello del Monte di Federico II, di cui io sono invadito da quando all'età dei 4 anni, vidi per la prima volta questo libro in pietra, come viene definito. Ho studiato al Conservatorio di Napoli, ho studiato al Conservatorio di Milano. Non ho studiato nella Royal Academy di Londra, o nell'Accademia di Vienna, o nell'Accademia di Berlino, ma di tutte queste sono diventato poi membro onorario. Questo significa, e lo dico con ai ragazzi, il professore Rossano, già, ma lo dico ai ragazzi, avere le radici forti nella nostra terra può dare la possibilità di crescere e poi di fronteggiare il mondo senza bisogno di fregiarsi di titoli accademici. Io ho studiato con questo, ho studiato con quest'altro, io sono un prodotto della scuola italiana, assolutamente. E con questo ho fatto una certa carriera che mi ha permesso anche di avere tutti quei titoli, come sono stati elencati, la Legione d'Onore, Cavaliere dell'Impero Britannico, dalla Regina Elisabetta, pensate, che nell'incontro con la regina Elisabetta, per dire come la meridionalità simpatica, non è che sono simpatico, ma in quel momento lo fui, e quando venne la regina Elisabetta alla Scala, io feci un concerto, una parte di musica italiana e una parte di musica britannica, un pezzo di Elber dedicato all'Italia. La regina, questa avvenne nel 2000, a differenza di tanti politici nel mondo, non è che attese il direttore d'orchestra dopo il concerto nel palco reale o in un salone, volle dal palco reale venire nel mio camerino
e quindi con tutti quelli che scoprono creati dalla nostra polizia, i carabinieri, eccetera, vengono tutti allertati, perché dal palco reale venire dal direttore d'orchestra c'era un cammino alquanto pericoloso da fare. E lei venne, volle in questo modo ringraziarmi per il fatto che per 12 anni sono stato direttore della Filarmonica di Londra. Era un gesto di ringraziamento. E allora la donna era molto preoccupata. Dico, ma come si deve accogliere la regina? Poi dice, maestà, Your Majesty, questo è quest'altro. Dice, no, alla regina bisogna dire man, cioè signora. E io ho detto, ma come man? Man significa, in molte tesi significa mamma. Man, e allora come la regina mi fa impressione di dire man. Mentre ero lì che pensavo di fronte alla porta, quando la regina è arrivata, che poi è simpaticissima, mi sono accorto che a terra c'era un tappeto che copriva un lieve scalino, dove in quel momento realizzai che molti che entravano inciampavano, e allora non volevo che succedesse una cosa di questo genere, quindi ero loro perché ero pronto a dire man, tutte queste cose, che quando lei è arrivata ha detto what's up, attenzione. Un italiano o un meridionale che si sente libero, come in fondo libera e ariosa e bella è la nostra terra. Solamente ragazzi, dovete credere nella vostra forza e nelle vostre origini. Avrete sempre qualcuno che rompe e che dice, non si interrompe, se questo cosa eccetera. Ma facciamo l'elenco di chi è nato in questo sud, no? Pensate che io quando sono stato invitato la prima volta a dirigere il concerto di Capodanno nel 1993 con la Filarmonica di Vienna, il famoso concerto, no? Che finisce con la massa adesso, che tutti mangiano, bevono, eccetera, la mattina, ma il stomaco poi, e le picchie, e il cuore lungo perché porti i soldi, tutto il determinante che si fa. Intanto si dirige questo concerto che è uno dei punti massimi per la preghiera del direttore d'orchestra. Pensate ragazzi, io ero stato invitato perché normalmente non ho mai avuto manager, cioè sono sempre stato da solo. La mia carriera l'ha fatta le orchestre, non i managers. Allora, quando venne fuori la notizia che ero stato invitato quindi dai filarmonici di Vienna a dirigere il concerto di Capodanno, qualche deficiente che è ancora scritto su qualche giornale importante italiano scrisse, che è ancora in vita questo signore, scrisse, ma chi ci fa un napoletano sul podio della Filarmonica di Vienna con la musica di Strauss il primo dell'anno? Ma mi invito tutti i mesi e le critiche prima di andare a dirigere il concerto le fanno i miei compatrioti, i miei italiani. Risultato, sono stato invitato più volte al concerto di Capodanno e nel concerto del 2000, il concerto più importante perché il passaggio dal 1999 al 2000 è un concerto simbolico, di tutti i direttori importanti del mondo fui chiamato io. Questo signore, naturalmente. Siamo i maggiori denigratori di noi stessi. Ogni volta che gli italiani hanno, e soprattutto quelli del sud, non è un discorso politico questo, è un discorso neanche sociale data la laurea, è un discorso di un italiano, così, che è fiero delle sue origini. Ma io, se ci sono state delle difficoltà nella mia vita, e sono state create qua e là da personaggi del nostro paese, che, perché c'è l'invidia, ci sono tante cose, è un paese che ha bisogno veramente di trovare la verità delle sue forze. Pensate ai ragazzi qui delle bande di Calabria. Ogni volta si legge, e questo l'ho detto altre volte ma lo ripeto, si legge, bisogna prendere
esempio dall'orchestra, non so che viene da quale paese, oppure seguire l'esempio di questo metodo, cioè, ma perché noi non abbiamo un esempio così straordinario come quello delle bande di Calabria, di giovani che imbracciano, come ha detto il professor Lamberti, strumenti di vita invece di contro strumenti di morte. Questo è molto più valoroso che altri siamo esterofili, abbiamo questo vizio maledetto, e tutto quello che viene dall'altra parte è sempre più bello, è più straordinario, eccetera, eccetera, per poi dopo rifugiarci in una forma di apatia terribile. Ci sediamo sulla sedia e non facciamo niente, perché siamo quei italiani, perché poi ci viene una specie di presunzione all'inverso, senza voler fare assolutamente. Ora, per concludere, prima è stato detto della Aspromonte, che naturalmente di Aspro ha solamente il nome, prima di Monte. Io pensavo, mentre è stato detto questo, che però il latino dice per aspera ad astra. Quindi voi avete già le montagne rocciose e forti da cui spiccare il volo verso le stelle, e questo è l'augurio che io vi faccio.
Thank you.